Generale Tangor, grazie a voi per la vostra partecipazione. Cercherò di essere breve e recuperare un po' del tempo che abbiamo utilizzato per il raccordo. E parlerò di alcune cose di cui si è già parlato in realtà, ma cercherò di collegarle, di dare un filo logico magari un pochino diverso. Utilizzerò il metodo induttivo per chi si viene da studi scientifici. Parliamo di trasformazione digitale in generale, poi parliamo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione brevemente e poi di trasformazione digitale della difesa, cercando di andare quindi proprio dal generale al particolare. Quando parliamo di trasformazione digitale, in realtà stiamo parlando di un fenomeno a livello di sistema paese, come abbiamo ricordato. Ma perché parliamo di trasformazione digitale? Parliamo di trasformazione digitale perché siamo tutti convinti che questo sia il modo per rilanciare l'attività economica non soltanto in Italia ma a livello europeo. La Commissione europea, con la strategia Europa 2020 e con le logiche del Digital Single Market, ha cominciato a buono in poi a dire che il percorso per la crescita europea si basa sull'economia della conoscenza e sullo sviluppo del mercato unico digitale. Quindi la crescita di tutto il continente prevede che noi effettuiamo tutti insieme una digitalizzazione dei nostri sistemi economici, che ci deve consentire di creare quelle condizioni di produttività e di apertura verso i mercati mondiali che ci dovrebbero consentire di sviluppare il PIL, sviluppare la nostra economia, sviluppare il nostro sociale, consentirci di fare parte del processo generale di globalizzazione. E quindi questo è il motivo per cui ci occupiamo di trasformazione digitale. Ovviamente lo facciamo sull'onda di quello che è stato ricordato prima. Siamo in un'era digitale, l'avanzamento tecnologico è quello che comporta tutta una serie di variazioni, ma a livello, diciamo, europeo abbiamo cercato di inquadrarlo nell'ottica utilitaria del perché vogliamo farlo. Allora, se questo è l'obiettivo, è già stato ricordato, noi siamo ahimè in ritardo. Siamo in un ritardo sostanzialmente cronico, perché quando si parte in ritardo su un tema così rapido e poi molto difficile recuperare, se analizziamo gli investimenti in tecnologia digitale fatti in Italia, e ne scopriamo che in questo momento la spesa in information technology è sostanzialmente allo stesso livello di quella di 11 anni fa, quindi abbiamo perso e stiamo da poco cominciando a recuperare. Se analizziamo gli investimenti in tecnologia digitale in Italia, scopriamo che spendiamo grosso modo la metà della media europea, spendiamo un quarto dei paesi di punta, UK, Germania, Francia, e questo è successo negli ultimi 4-5 anni. Quindi il ritardo è difficile da colmare, e questi dati pubblicati recentemente da Accenture ci dimostrano che il ritardo dell'economia digitale italiana esiste e dobbiamo fare qualcosa sicuramente per cercare di recuperare. Dopodiché cresciamo al 20%, guardiamo anche il dato positivo ovviamente, non è che non stiamo facendo qualcosa per recuperare, ma dobbiamo essere consci del fatto che partiamo da una brutta posizione. La nostra posizione è questa, 25esimi su 28. È una gran brutta posizione? Non lo so. Allora, noi utilizziamo in me questi indici come se fossero degli oracoli. Siamo 25esimi nel desi. E cosa significa che siamo 25esimi nel desi? Bisognerebbe andare dentro a guardare di che si sta parlando, francamente. Allora, purtroppo il fatto di essere in questa posizione è sicuramente un indicatore di negatività, però bisogna anche capire che DESI è un indicatore fatto per 28 paesi, fatto per un contesto molto ampio, in cui ci sono delle informazioni che possono non avere senso per il nostro contesto. Faccio un paio di esempi. Mentre sicuramente è rilevante capire quanto utilizziamo la larga banda, quanto è disponibile, che tipo di servizi sono disponibili e così via,
Gli indicatori relativi a quanto le aziende vendono in ambito e-commerce o quanto scambiano in ambito e-commerce, per l'Italia che ha una quantità enorme di piccole e medie imprese che sono tendenzialmente parte di una filiera perché sono terzisti, è francamente poco rilevante. Però noi siamo misurati a essere gli ultimi nell'e-commerce, nelle vendite delle PMI al consumatore finale. Dici, boh, può darsi, peccato che noi abbiamo molte più PMI di tutto il resto d'Europa, perché il 94% delle nostre aziende sono PMI e quindi è evidente che il nostro valore sarà percentualmente molto, molto limitato. Quindi si tratta di andare a capire di cosa si sta parlando. Ahimè, non possiamo però dire che va tutto bene perché i dati non sono corretti. Questo indicatore ha una forma di interesse perché una delle cose che si dice spesso è: ma succede che la trasformazione digitale sia fantasticamente realizzata in paesi minuscoli, e quindi se si va a vedere chi sono i champion delle varie dimensioni della digitalizzazione in Europa, effettivamente si vedono nomi come l'Olanda, la Finlandia, la Norvegia, dove dice sì grazie, sono poco più della città di Roma, se vogliamo, sono una nostra regione, quindi è chiaro che è facile fare cose su quelle dimensioni, a maggior ragione poi se si hanno tutti i soldi dei fondi sovrani della Norvegia. Ahimè, è vero, ma fino a un certo punto, perché se guardiamo la linea azzurra, che è lo stato delle regioni italiane, scopriamo che anche le regioni migliori non sono certamente paragonabili a quelle che sono le condizioni migliori a livello europeo. Quindi sì, è vero che i migliori sono di dimensioni di una scala che non devono tenere conto della nostra variabilità, non devono unire i nostri 8.000 comuni in un'unica rappresentazione che unisca la provincia autonoma di Bolzano con i comuni del sud della Sicilia, però effettivamente non siamo in una buona posizione. Allora, da questo punto di vista, cominciamo a entrare nella PA, anche la PA di fatto non è in una buona posizione quando andiamo a vedere gli indicatori della pubblica amministrazione, però vediamo che da questo punto di vista i dati positivi, ne hanno parlato sia la dottoressa Denelli che Mario Terranova prima, ci sono dei passi avanti. Dopo molto tempo in cui non si sapeva francamente che cosa bisognava fare, almeno adesso abbiamo una strategia, abbiamo un modello di riferimento, abbiamo un piano triennale, abbiamo quasi un piano triennale, adesso prima o poi lo pubblicheremo. Siamo in ritardo di solo 2 anni sul piano triennale, quindi direi che rispetto alle nostre medie siamo assolutamente in un'ottima posizione. A questo punto dobbiamo cominciare a fare i piani operativi, e qui entriamo nel problema che diceva prima Mario. Quando Ram Charan ha detto execution, 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 questi sono i 3 problemi, probabilmente pensava a noi, non l'ha mai detto espressamente, però il nostro problema fondamentalmente è questo: quando noi dobbiamo fare le cose, per qualche motivo ci perdiamo, perché la pianificazione non è uno dei nostri punti di forza, e invece qui dobbiamo pianificare. Fortunatamente pianifichiamo partendo da un piano triennale che non descrivo perché è stato già menzionato, ma soprattutto partiamo da un impianto architetturale. Questa è la rappresentazione di dettaglio, mentre prima l'ingegner Terranova mostrava quella sintetica. Questo è un grosso vantaggio perché finalmente abbiamo una rappresentazione di quello che vorremmo essere, di come vorremmo che le nostre cose si incasellino. A questo punto abbiamo solo il problema di dover prendere i 20.000 o 10.000 o 4.000 a seconda di dove sono il data center, le 8.000 amministrazioni, i 14.000 ospedali, le centrali d'acquisto eccetera, e spingerle a forza dentro questo disegno. Qualche passo avanti è stato fatto anche da questo punto di vista. Fortunatamente non dobbiamo dire adesso abbiamo fatto il disegno, adesso bandiamo le gare, così cominciamo a trovare i fornitori con cui possiamo fare i diversi pezzi, perché sennò ne riparliamo di nuovo tra 4 anni, visto il tempo medio di esecuzione di una gara di queste dimensioni. Fortunatamente nel recente passato sono stati aggiudicati un certo numero di contratti che possono essere utilizzati anche per dare una mano a tutta l'amministrazione italiana a muoversi in questa direzione, perché tutte le gare SPC recenti sono utilizzabili nel loro contenuto per fare questo tipo di attività e per creare delle
le attività che vanno nell'ambito di questo disegno, ovviamente con una regia che consenta di definire quali sono i poli strategici, quali servizi devono andare su logiche centrali piuttosto che decentrate e così via. Questo vale in particolare, consentitemi un cenno, al contratto che è principale tra noi siamo attori come Leonardo di diversi dei contratti che menzionavo prima, ma il principale è quello relativo alla sicurezza, visto che lo si stava menzionando prima. Questo mi consente di dire una cosa: la trasformazione digitale ha velocità, ordini di velocità che fanno sì che rendere una immagine statica di quello che c'è da fare sia piuttosto difficile. Questa è la lista delle funzioni che sono previste dal contratto SPC l'82 che prevede le attività di sicurezza per la pubblica amministrazione. Da quando è stato aggiudicato il contratto, fortunatamente, visto che ne abbiamo i meccanismi, ne abbiamo inserite altrettante e molte di più ne inseriremo, perché ahimè è chiaro che il contratto è stato pensato 2 anni prima della sua aggiudicazione, il che vuol dire 4 anni fa, noi lo stiamo implementando adesso. Sono più le stesse cose da proteggere, non saranno mai gli stessi servizi da implementare. Quindi anche dal punto di vista delle regole abbiamo il problema di dover cercare di capire che il codice degli appalti, se è fatto per fare i viadotti, va bene che abbia una epoca, una semivita di 20 anni, se è fatto per fare tecnologie digitali sarà bene che preveda dei tempi di esecuzione un tantino più rapidi, altrimenti rischiamo di non riuscire a fare quello che dobbiamo fare. E la difesa? La difesa è inserita in questo percorso. I contratti di cui dicevamo prima sono utilizzabili anche dall'amministrazione difesa, che è un'amministrazione, ovviamente ha delle necessità, delle caratteristiche, delle esigenze molto specifiche, ma può comunque utilizzare alcuni degli stessi strumenti e sicuramente sta condividendo, per quello che è il nostro osservatorio, buona parte delle logiche di evoluzione della trasformazione digitale. Si parla nella difesa di Battlefield of Things, esattamente come si parla di Internet of Things, si parla di evoluzione delle comunicazioni verso logiche 5G, esattamente come se ne parla nel mondo civile, si parla di Big Data con logiche di piattaforma che sono diventate quelle del mondo consumer. La difesa è sempre stata un attore di Big Data fondamentalmente, però con logiche proprie. Le piattaforme consumer adesso hanno livelli di flessibilità e completezza molto elevati, possono essere applicabili e lo stesso vale per le infrastrutture che prima l'ingegner Gentile ci ha rappresentato. Allora, da questo punto di vista diversi strumenti sono utilizzabili e sono applicabili anche a programmi già in essere, come Soldato Futuro ad esempio, perché la capacità di mettere in rete il Battlefield, come si diceva prima, è una delle caratteristiche su cui si sta lavorando. È stata citata la preparatory action della difesa europea. Nell'ambito della preparatory action ci sono 3 stream di attività. Il primo è uno stream estremamente orientato alla collaborazione, se vogliamo, con tecnologie di natura civile, perché riguarda la collaborazione tra ambienti manned e unmanned in ottica domain awareness. Il secondo è relativo all'evoluzione delle tecnologie nell'ambito del soldato futuro, appunto, il terzo è sulle evoluzioni tecnologiche tout court. Gli investimenti quindi anche nei piani di ricerca militare si stanno orientando su temi che sono molto più vicini a quelle che sono le attività civili. Attività che si vanno sempre più sovrapponendo. Qui cito un paio di esempi soltanto di esperienze e non cito nessuna di quelle delle attività che svolgiamo con la difesa italiana, che sono moltissime. La Computer Incident Response Capability della NATO è una esperienza notevolmente interessante perché riguarda esattamente i temi che dicevamo prima dal punto di vista della cyber security e il fatto di lavorare su fronti che hanno a che fare con la difesa e con le cyber operations in un contesto come quello NATO, ovviamente è estremamente interessante per dimensioni, complessità, numero di utenti, numero di incidenti. Si registrano circa 200 milioni di eventi al giorno, poi di questi solo 10 sono significativi fortunatamente, però la media degli eventi registrati è questa.
la integrazione a livello delle reti e delle possibilità di cooperare sta diventando qualcosa di estremamente significativo anche a livello di coalizione. Questo è un altro esempio sempre legato al mondo NATO. L'evoluzione delle piattaforme dalla logica a silos e dalla logica della DII verso una vera logica cloud di piattaforma applicata al mondo della difesa è qualcosa su cui stiamo lavorando in UK come Leonardo, e quindi la logica della Defense as a Platform è un tema che stiamo già sviluppando. Un altro tema che stiamo sviluppando e che potrebbe essere di interesse sono logiche di metodologia, perché quando parliamo di trasformazione digitale parliamo ovviamente di logiche di evoluzione. Le logiche di evoluzione vanno sviluppate e consolidate tendenzialmente per generazioni. Questo è un esempio di quella che è la logica di evoluzione, quindi della Maturity Generation View, per il tema della sicurezza e della cyber defense e dell'active defense nel mondo della sicurezza. Questo per dire cosa? Questo per dire che in realtà dobbiamo implementare una serie di best practice, le abbiamo davanti, dobbiamo sfruttare una serie di opportunità, le abbiamo davanti, abbiamo dei metodi già a disposizione, abbiamo bisogno degli strumenti per farlo. Cito qui una serie di frasi dal libro bianco, perché in realtà il libro bianco evidenzia una serie di temi che hanno a che fare con l'evoluzione tecnologica e la trasformazione tecnologica, quindi la collaborazione tra tecnologie dual use in un'ottica non militare civile ma civile militare, la trasformazione dello strumento militare verso la capacità di operare in tempi rapidi, le capacità di integrazione, la integrazione di nuovi equipaggiamenti, lo sviluppo di metodologie di lavoro partecipative, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che richiedono un'integrazione di componenti digitali e quindi richiedono una trasformazione degli strumenti che sono disponibili. Fare questo, torno al punto di partenza, richiede un piano, richiede un programma. Non è una cosa che si può fare a pezzi sparsi, perché questo era il modo vecchio di fare le cose, e fatto per silos e pezzi sparsi non si ottiene il risultato di interoperabilità, agilità e rapidità che è richiesto. Questo è un programma. Come è già avvenuto per altri programmi, è necessario identificare risorse umane e finanziarie da dedicare a un programma, e noi questo lo stiamo facendo presente da tempo. Queste slide hanno un formato completamente diverso rispetto alle altre, perché ho voluto recuperare alcune slide che utilizziamo ormai in modo molto consueto per dire che questo è il modo con cui bisogna procedere. Abbiamo fatto una proposta concreta di programma, prevede una serie di punti legati all'infrastruttura, legati alla sicurezza, prevede soprattutto la collaborazione con l'industria nazionale, perché le competenze sovrane su alcuni di questi temi sono rilevanti e l'industria nazionale è pronta a lavorare su questo. Grazie.